Buongiorno, mie care Pischelle. Come nella migliore tradizione lombardo-toscana, giovedì trippa. Allora, partiamo dalla materia prima. Questo è foiolo, è una parte della trippa, dello stomaco, molto lamellata ed è la più buona in assoluto. Vi danno anche la trippa già tagliata, però non è che valga proprio la pena. È meglio fare uno sforzo in più, prendere quella intera e poi tagliarla voi a fettine, a striscioline. Ok, trippa tagliata a striscioline, più o meno di questa dimensione, con l'opportuno solito temperino, vedete le dimensioni. Procuratevi anche voi un trinciante, diventerà il vostro migliore alleato in cucina. Adesso comunque tagliate le striscioline, iniziamo a rosolare il burro col misto per soffritto, in cui poi faremo soffriggere la trippa. Io mi trovo benissimo usando il misto soffritto surgelato, che funziona veramente bene. Se volete farlo voi è uguale, non cambia assolutamente nulla. Questo è il quantitativo di burro. Un trucco: salate sempre le verdure quando fate il soffritto, perché almeno rilasciano subito l'acqua e si rosolano prima. Girato il foiolo dentro nelle verdure, adesso aggiungiamo del vino bianco con cui andiamo a sfumarlo. Ci sta sempre bene una bella sfumatina di vino bianco. E facciamo evaporare per bene il vino bianco che abbiamo versato. Il vino bianco è pressoché evaporato e il foiolo sta cominciando a buttare fuori tutta la sua acqua. Adesso saliamo, pepiamo, dopodiché aggiungiamo un altro po' di acqua a coprire con del dado e alloro e ginepro. E lo facciamo andare avanti lento, 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 girando di tanto in tanto. Mentre continuo a restringere, ho messo un po' di prezzemolo, un po' di peperoncino in polvere, ma poco, giusto per dare un po' di profumo, e della menta tritata. Attenzione, bisogna usare con estrema parsimonia, altrimenti diventa un dentifricio, però è buonissimo con la menta. Ecco qua, la trippa terminata, finita, impiattata in una pentola più adatta come dimensione. Consiglio di servirla bella calda e con una buona spolverata di parmigiano o pecorino romano o pecorino toscano a piacere, o anche senza, resta un po' più leggera. Bacetti, bacetti e buona serata a tutte!